c'è la neve. Il liceo artistico è da sempre la scuola più criticata in assoluto, perché è come se fosse un liceo di seconda categoria per la gente, come se fosse il liceo dove vanno i drogati e quelli che poi faranno i pittori e basta. Quindi, volevamo parlare del fatto che, tanto per iniziare, è un liceo prima di tutto. Liceo significa che ci sono questi, mi sembra, 23 ore fisse, che sono delle stesse materie per qualsiasi liceo facciate. Quindi che facciate lo scientifico, che facciate il linguistico, il classico o l'artistico, le ore di lezione sono le stesse, quelle di lezione normale. Poi ci sono altre ore che si aggiungono. Generalmente gli altri licei fanno 27 ore, ma il liceo artistico ne fa 35. Quindi basta, bitches. Praticamente il liceo artistico fa un giorno di lezione in più di voi, e non venite mai a dire, ma fate tanta arte, tanta pratica, perché queste ore in più non sono solo di pratica, tesori. Se siete delle madri che stanno cercando di mandare i vostri figli all'artistico, posso consolarvi dicendo che sì, gira la droga, ok? Come in tutte le scuole. Esatto. Cioè, non è che cambi qualcosa. La vera differenza è che al liceo artistico c'è un po' meno questa cultura del figo e sfigato, e quindi devi essere, per essere figo devi drogarti, ma c'è molto più una cultura dove la droga esiste e basta. Sì, comunque il pensiero generale è abbastanza aperto. Sì, lui si è trovato bene. Io mi trovo bene in questa scuola, anzi io non abbandonerei, anzi mi farei bocciare pur di rimanere in questa scuola. Io l'ho fatto. Di base, essendoci 35 ore, potete capire che le ore in più si dividono fra vari tipi di arte, perché un'altra cosa che la gente confonde è che la parola artistico non significa né fumetto né pittura, ma un sacco di altre cose. I vestiti sono progettati da qualcuno che fa qualcosa di artistico. Gli edifici sono progettati da qualcuno che ha fatto l'artistico. Sapete, l'architettura si studia al liceo artistico. Pochi prendono in considerazione quando uno parla di liceo artistico, tipo design, non se lo caga mai nessuno. Design di oggetti, di luoghi, di piazze. Esatto, veicoli. Veicoli. Ci sono le copertine dei libri, ci sono i film, ci sono le fotografie. Il cinema arriva dal liceo artistico, non è che devi fare il classico per fare il regista. Poi è vero, ci sono materie, le classiche materie di che uno pensa quando... Quando si parla di liceo artistico. Liceo artistico, come appunto pittura e scultura. E è vero, cioè, fumetto, cioè, non è una materia vera e propria, ma comunque si fa un sacco di roba al liceo. Uno degli argomenti di pittura, fumetto, e anche sì, di grafica. I primi due anni si fanno tutti i generi artistici, quindi imparerete le basi di architettura, di design, progettazione, di qualsiasi cosa, teoria del colore, scoprire come funziona la psicologia nei confronti del colore, scoprire perché, per esempio, il bianco sta tanto di pulito. Poi dipende comunque da professore a professore, questo. È una cosa... Già. In base alla cultura di un professore o appunto alla sua capacità di fare il professore. Ci sono esempi che sono stravaganti, che... Li mettono solo al biennio, perché il biennio è il biennio. I primi due anni, come ho detto, si fanno un po' tutti i generi artistici, dalla pittura, alla scultura, alla grafica, tutto. Dopodiché si può scegliere in base a ciò che si è visto fino a quel momento. Qualsiasi indirizzo voi scegliate, non cambia il diploma. È sempre lo stesso, semplicemente siete un po' più specializzati in un certo argomento o in un altro. Esatto. Ci sarebbero pittura, scultura, storia dell'arte, già, perché ci sono anche indirizzi completamente teorici. Arti figurative, che riunisce pittura, scultura, fotografia e un sacco di altre cose. C'è videomaking, in base alla scuola che fate, insomma, ci saranno un sacco di indirizzi diversi. C'è scenografia. E se scegliete il liceo artistico, ovviamente non avrete un'istruzione diversa rispetto a quella di un qualsiasi altro liceo. Conosco molte persone, non è un modo per dire, ok, ne conosco tanti, ma in realtà sono 5. No, ne conosco davvero un sacco di persone che dopo il liceo artistico sono andate a fare medicina. O altri indirizzi molto più considerati seri, perché comunque vi verrà insegnata la stessa chimica e la stessa fisica che viene insegnata al liceo scientifico, solo magari meno approfondita, ma come in qualsiasi altro liceo. In fatto di matematica e scienze, fra uno psicopedagogico e un liceo artistico non c'è differenza. Una volta che fate il liceo avrete comunque una cultura molto vasta. Ecco, il liceo artistico è una scuola molto sottovalutata, secondo me. Secondo tutti. Secondo tutti. Non è vero che al liceo artistico non si fa niente, perché noi comunque ci sbattiamo un po' per lavorare. Un bel po'. E c'è molta gente, molti ragazzi che vanno al liceo artistico appunto per questa credenza che al liceo artistico non si fa niente. C'è più libertà, questo è vero, c'è più libertà perché
ti permettono di esprimere un po' le tue opinioni, il tuo modo di essere. C'è libertà, quello è vero, solamente che è un liceo di tutto rispetto. Davvero, io non ho niente da dire contro il liceo artistico. Il liceo artistico, come diceva prima, c'è questo modo di ragionare più largo, più ampio, nel senso che c'è davvero un modo di pensare e di fare diverso. È molto più raro il bullismo. Vero. Mai visto niente di minimamente fatto in questo modo. E, beh, per esempio, nel nostro non esiste la differenza fra bagno dei maschi e bagno delle femmine. Vero. Perché appunto non ha il minimo senso che esista, dopo tutto. C'è gente che viene davvero al liceo artistico pensando di fare di meno che in un'altra scuola e doversi impegnare di meno, perché dopo tutto c'è questo modo di ragionare un po' più aperto. No. Dovete fare un liceo artistico, soprattutto se siete pronti a fare un liceo, perché vi daranno da studiare e parecchio. Infatti è capitato anche a me di vedere gente che veniva al liceo artistico con l'idea di... il primo anno, tra l'altro. Sì, perché poi di solito vengono bocciati tutti. O vengono bocciati o cambiano scuola. Sì, c'è questa idea che è da togliere assolutamente, perché comunque non è vero. Molti chiedono quale sia la differenza fra un grafico pubblicitario e un liceo artistico, perché è sempre arte. No. In un grafico pubblicitario, prima di tutto, vi insegneranno tecniche inerenti alla grafica e alla pubblicità, mentre il liceo artistico questo è uno degli argomenti. In più vi insegneranno le tecniche. Al liceo artistico invece c'è molto di più una questione culturale, dove una volta finito il liceo artistico saprete la storia della fotografia, la storia dell'arte, per esempio, oltre che le tecniche. Inoltre si fonda molto di meno sul farti sperimentare le varie tecniche, che comunque sperimenterai, ma si fonda molto di meno su di questo, e molto di più su tutto ciò che ci gira intorno, sul fatto del dover trovare un metodo d'espressione, sul dover stimolare una certa emozione o altro del genere, una certa reazione nello spettatore, cose di questo tipo. Non tenta tanto di dirti ok, una fotografia si fa così, quanto più al dirti ok, una fotografia ma se vuoi farla per bene e non fare la pubblicità della festa, della sagra di paese, ma se vuoi essere qualcuno che lavorerà in un campo un po' più grande, beh, devi fare così. In ogni caso riceverete un'istruzione su ogni singola cosa. Esatto. Io ho rischiato la bocciatura per quanto ero messo male in fisica, chimica e matematica. E poi sono stato bocciato per fisica e matematica. Esatto, è stato un po' il suo anno cupo. Inoltre riceverete l'istruzione completa su filosofia e su ogni altra cosa che si dovrebbe fare in un liceo. In ogni caso sappiate che è un liceo come qualsiasi altro, non ha nulla di più, nulla di meno, e semplicemente penso che sia quello che vi toglierà più ore, perché oltre ad avere un sacco di ore a scuola, ci sono un sacco di corsi secondari per specializzarsi in una certa tecnica o altro del genere, e un sacco di ore di lavoro a casa, perché dovrete progettare, passerete più tempo a progettare che a disegnare. No, ma è un sacco interessante questa cosa dei corsi, io sono rimasto a bocca aperta, non ho mai fatto uno, più che altro... Davvero? Perché sono davvero... ti tengo lì anche il pomeriggio. Però, sono rimasto sbalordito dall'infinità di corsi che ci sono. C'è il corso di acquerello che fa la Brignoli. Sì, lo so. Il corso di porcellana, decorazioni su porcellana, ho visto quest'anno. Proprio perché non serve insegnare a tutti la porcellana, perché quasi nessuno lavorerà con la porcellana. Ma se qualcuno fosse interessato... Sì, ci sono i corsi di teatro che fa Edo. Già, perché anche il teatro, vi ricordo, che fa parte del liceo artistico. E c'è un sacco di gente ogni anno, infatti ci sono due corsi di teatro. Un corso di fumetto sicuramente, corso di... Beh, ci sono anche altre lingue. Ci sono dei corsi di spagnolo, visto che non c'è nel nostro... C'era un corso di giapponese una volta, poi l'hanno tolto, perché credo che sia andato via il professore. Io ho fatto il corso di cinema e... Corso di cinema, c'è. Non è importante la vostra bravura. È una cosa che molti non vanno al liceo artistico perché dicono di non essere in grado di disegnare, non essere abbastanza bravi. Esatto, non essere abbastanza bravi. Non è importante, è la cosa meno importante, l'importante è che ci sia la voglia. Ricordatevi che le cose si imparano e vi verranno insegnate. Esatto. Non serve arrivare già imparati. Al massimo si impara. Esatto. In ogni caso vi consigliamo sul serio di scegliere il liceo artistico, se in qualche modo potete essere interessati a uno degli argomenti dell'arte. O aspetta, se comunque volete fare un liceo e cercate un'atmosfera che sia molto ospitale.
Perché, beh, è quello che è. Cane di merda. Comunque, ho mi è venuto in mente una cosa da dire. Prego, tanto la monto. Un'altra cosa.